Buona serata a tutti, questa è una serata un po' diversa dalle nostre consuete perché sì, si parlerà di libri, ma ci sarà anche da divertirsi e vedo che il pubblico è un pubblico numeroso. Questa sera voi troverete lì un libro che la libreria Abecedario gentilmente ha in qualche modo sciorinato, ecco. È un libro interessantissimo perché è scritto a quattro mani, come si dice, da Davide Filippi, che è il mio ormai da un po' di anni collaboratore, direttore artistico e compagno di viaggio su questo palco, perché voi sapete che cura le interviste, è scritto con un attore che è Stefano Manca, che questa sera sarà qui con noi, voi lo conoscerete perché è molto conosciuto, perché in questi ultimi anni l'avrete visto a Colorado Caffè. Ma questo libro è interessante perché è veramente originale, perché è la storia di due padri, uno è Davide Filippi e uno è Stefano Manca, che in due sono riusciti a fare quanti figli? 5 figli? 3 Stefano e 2 Davide, quindi l'hanno fatto anche per me. Ecco, e quindi il libro che cos'è in realtà? Racconta il comportamento di due padri, da quando scopri che sarai padre a quando il piccolo intruso, come loro lo chiamano, a un certo momento decide di levare le tende e andarsene per la sua strada, per la sua vita. E poi ancora racconta di quando tornerà a casa con in braccio tuo nipote e quindi avrai degli altri obblighi, degli altri impegni. Quindi il libro in realtà contiene una serie di consigli che loro definiscono inutili e riflessioni che loro definiscono, e le ripeto, li cito, insensate, che coprono tutta la vita praticamente dei propri figli e dell'essere genitori. Il protagonista di questo libro è il professor Rocco Bilaccio, un nome veramente strano, che in realtà ci rivoluziona, come dire, tutte le certezze in materia di educazione dei figli. Qui infatti il titolo del volume è "Non esiste solo la cinghia, cioè per educare i nostri figli, ma esistono probabilmente delle altre dinamiche". Ovviamente il libro è un libro umoristico. Quindi ci racconta un po' la guerra con i bambini, che è una guerra che si può vincere, ma non per questo bisogna affrontare da soli. È in realtà un metodo educativo molto innovativo, un metodo pedagogico molto innovativo. Loro dicono più che altro è un approccio pensiero, un corso di preparazione ad essere padri. Quindi 5 figli in 2, Manca De Filippi. E poi tutto quello che riguarda le dinamiche nell'ambito familiare, quindi la gestione dei parenti, quelli che loro chiamano la faida, il cambio perché no dei pannoloni, il sonno perduto e una regola assolutamente da rispettare secondo gli autori è evitare al bambino tutta quella programmazione tipica della società adulta, e questo io assolutamente condivido. E concludo questo mio intervento, perché do la parola poi a Davide che salirà sul palco, con 2 citazioni, consentitemi. Una è di Bush, che è stato un umorista e anche uno scrittore poeta tedesco, che dice: non è difficile diventare padre, essere un padre, questo è difficile. E ancora una citazione dei Giusti che dice: i figli dicono non basta farli, v'è la seccaggine dell'educarli. Davide, vieni, prego. Buonasera a tutti, grazie mille. Questa sera in realtà si parlerà del libro di cui ha accennato l'avvocato Bassioni, lo ringrazio, ma anche di un altro libro che si intitola L'enciclopedia della moglie modello. Moglie modello, altro personaggio della trasmissione Colorado, e dobbiamo cercare di assecondarla stasera perché è una persona che è collocata mentalmente agli anni 60, quindi non ha ancora capito che gli anni sono passati, che ci siamo adeguati, che la donna si è emancipata molto di quegli anni, quindi stiamo al gioco e cerchiamo di assecondarla in tutto e per tutto. Io adesso li chiamo qui sul palco e mi raccomando un applauso sostenuto perché ci tengono. Quindi faccio salire sul palco la moglie modello e il professor Rocco Bilaccio. Oh, professore, buonasera. Prego.
direi di iniziare subito a parlare dei nostri libri, o meglio dei vostri libri. Sera, si sente? Molto poco, se lo accendo? Se lo accende direi. Già molto meglio, ma che bel pubblichetto che abbiamo qua, e sono anche dei bei ragazzi, non qua però, Professore, ecco. Intanto volevo ringraziarmi di avermi invitato, perché so qua che su questo palco si viene sempre intervistati da degli intervistatori, a volte anche un po' critici, ma sempre attenti, curiosi, preparati. Peccato che stasera non siano potuti venire. Grazie mille, professore. C'è il signor. A buon rendere. Ma che bell'avvocato che abbiamo. Siete veri? Dai, facciamo una prova di applauso. No, aspetta, devo spiegare come. Come se questo spettacolo che state vedendo sia il più brutto che avete visto in vita vostra. Quindi anche fischi, insulti al mio 3. 1, 2, 3. Troppo entusiasmo. Peggio, riproviamo. Fischi, 1, 2, 3. Siete anche sinceri? Adesso proviamo l'opposto invece, come se fosse lo spettacolo più bello che pensate di vedere in vita vostra. 1, 2, 3, vai! Signora, anche lei però. Dai, già meglio. Professore, lei è un autore di libri, ci vuole parlare del suo libro? Allora, intanto certo che sono un autore di libri, se no non mi avreste invitato, giusto? No. Allora, dov'è il mio libro? Però? Era sulla bancarella, che lo serve uno? Sì, mi serve. Allora, chiediamo gentilmente se ci portano una copia. Signore con la cravatta, può portare una copia? Facciamo un applauso, che è veramente un bel ragazzo questo. Grazie. Molto gentile. Vi parlerò di questo libro. Questo è un libro di buona fattura, caratteri grandi per facilitare la lettura. Sono 288 pagine con illustrazioni. Anche il prezzo è buono, considerato che c'è molto da leggere, quindi questo può tenervi compagnia a lungo, dipende da quanto leggete velocemente. Sì, però di cosa parla, professore? Non lo so, non l'ho ancora letto. Oh, me l'ha appena portato. Ok, allora intanto che lei lo legge magari possiamo iniziare a parlare con la moglie modello. Ma prego. Sì, se prego. Posso, io ci tenevo prima di tutto a salutare il pubblico. Buonasera a tutti, e come va? Ecco, grazie, io sono veramente felice, emozionata, perché vedo che nel pubblico ci sono tantissime donne. Ecco, e io sicuramente adesso abbiamo chiesto degli applausi così in generale bellissimi, no? Però io ci tengo a chiedere un applauso e un saluto a tutte le donne che sono presenti stasera, soprattutto gli uomini, fate un applauso fortissimo a tutte le donne che ci sono stasera, le mogli, le fidanzate, le figlie. Suocere, bravissima, ecco, siete straordinarie, anche però le suocere. Però è anche una figlia, signora, che mi deve essere suocera, quindi rientrava già in una delle categorie. Però suocera è una categoria a parte, è una SS, la signora suocera. Io proprio parlo di questo proprio nel libro, è una voce proprio dedicata. E, ecco, io volevo salutarvi perché siete perfette, siete straordinarie. Io volevo dirvi che anche se non sono così brava come voi, infatti ancora non mi sono sposata, ecco, io mi definisco moglie modello e insomma ho scritto questo libro, Enciclopedia della moglie modello, non certo per presunzione, no? Perché ecco, professore, magari uno può pensare, ma questa chi si crede di essere che si definisce moglie modello, no? Ecco, chi si crede di essere? No, dai. Ecco, io ci tengo a precisare che ho avuto proprio delle esperienze importanti in merito, ho fatto la gavetta, perché ho avuto esperienze come fidanzata a progetto, e fidanzata biodegradabile, pallina antistress, last minute, bed and breakfast e salvaserata a Beghelli, che penso sia importante, no? Anche questo. E grazie. Allora, chi applaude vuol dire che se n'è servito almeno una volta. Che l'ha utilizzato, che è importante. Poi ecco, professore, se lei non mi contraddice, ecco, io vorrei dire che so che agli uomini piacciono molto anche le donne motori. Non so, mi piacciono, no? Allora io ho pensato... Hai voglia! Ah, ecco, vedi? Allora io ho fatto bene perché mi sono specializzata anche come fidanzata d'occasione a chilometro zero, fidanzata di scorta,
fidanzata ribaltabile e fidanzata GPS, giusto per stanotte. E anche usato garantito, tra l'altro. Usato garantito è fondamentale, anzi adesso lo aggiungo, perché forse mi mancava. E poi ecco, mia nonna mi diceva che gli uomini vanno presi anche per la gola, non so, lei signora è d'accordo? No, è giusto, ecco. Io allora ecco, mi sono permessa di specializzarmi anche come fidanzata alla puttanesca, e fidanzata gnocca, gnocca con patata e fidanzata alla Maria e montami. Penso che può servire come, non so, come nel curriculum. Sì, nel curriculum penso che può servire. Certo. E, però ecco, visto che siamo qui con un professore, insomma, un avvocato, eccetera, tutte personalità, insomma, importanti della cultura, ecco, ci tengo a dire che nel mio piccolo io ho anche studiato come moglie modello, non ho fatto solo esperienze così, insomma, sul campo, e ho frequentato una scuola di intelligenza multifunzionale. Riesco a montare una libreria IKEA tenendo d'occhio la matriciana, dando i risultati di serie A, il tutto stando ammanettata a letto in reggicalze, fingendo l'orgasmo e parlando bene di sua madre. E ho messo un po' tutti questi concetti. Ah, quest'ultima caratteristica mi colpisce più delle altre, però perché è difficile. È difficile. Bravissima! No? Grazie, grazie professore. Poi ecco, ho pensato che magari una moglie modello deve essere aggiornata anche sulle nuove tecnologie. Assolutamente. È giusto, no? E allora mi sono iscritta ad un corso come navigatore satellitare per aiutarlo quando smarisce i propri oggetti. Faccio un piccolo esempio, posso? Certo, certo. Per le mutande, tra 3 cm girare a destra, girare a destra. Per il punto G, ricalcolo, ricalcolo. Ricalcole avanti così all'infinito questo corso. Era meglio se avesse detto per il punto G fare in versione AU. Ah, ecco, ecco, lo posso inserire, lo posso inserire. E poi ecco un'ultima cosa, se posso dire, certo, prima prende. Ecco, io insomma ho messo anche in pratica queste esperienze perché ho avuto dei fidanzati in passato, ecco, posso dire. Stentiamo a crederlo, però ci fidiamo così, sulla però, parola. Insomma, diciamo. Ho avuto per esempio un fidanzato che era Gianni, lui era un attivista dei diritti civili e quindi sono abituata a levarmi in difesa dei più deboli, a levarmi contro le ingiustizie e a levarmi dalle palle. Penso che questo nel momento giusto sia fondamentale. E poi ho avuto un altro fidanzato che è Tonino il cacciatore. Pensate che Tonino è un intellettuale. Magico. Pensi, professore, che Tonino sparava soltanto agli uccelli grandi. E come mai? Forse per invidia. Non so, sì. Non l'ho capito mai, però... Posso capirlo io, invece. Eh sì, forse era un fatto di invidia. E poi ecco, un'ultima esperienza che ci tengo a dire è stata quella che ho avuto a Roma con Checco, detto Forza Magica. Ecco, Checco era un uomo che piaceva fare sempre dei giochetti particolari. La domenica, no, per esempio, mi vestiva tutta da romanista, poi mi portava allo stadio e mi lasciava nella curva della Lazio. E così, insomma, io ho messo... Forti emozioni, no? Sì, emozioni e ricordi bellissimi. E così ecco, io ho messo insieme un po' questa mia preparazione culturale e ho scritto questo libro, Enciclopedia della moglie modello, guida pratica per diventare mogli, madri, nonne e salme modello. E vorrei dire che ci sono tanti consigli. Ecco, ma scusi, la interrompo. Enciclopedia della moglie modello, però ecco, lei si chiama? Come volete voi. Perché insomma io non vorrei sembrare presuntuosa come quelle ragazze di oggi che se la tirano, che hanno addirittura un nome, addirittura, cioè, mi sembra proprio eccessivo. E gli uomini insomma mi possono chiamare un po' come vogliono. Per esempio c'era un mio vecchio fidanzato Gaetano che gli amici chiamavano Tarzan e mi chiamava Cita. No, no, cita. E quindi insomma io mi sono specializzata proprio come moglie modello perché la cosa importante non è il nome ma il segno zodiacale. Io sono del segno zodiacale del leone ascendente zerbino. E se posso dire una piccola caratteristica, prego, non certo. So se voi credete un po' ai segni zodiacali. Ecco, vorrei dire che la caratteristica di questo segno è che noi siamo sempre ottimiste, positive, guardiamo tutto positivamente. Per esempio, un po' di tempo fa mi è successa a Roma una cosa che sicuramente è un buon segno. Ecco, non so se qualcuno di voi sa che a Ponte Milvio si attaccavano i lucchetti dell'amore, no? Bellissimo, romantico. A me mi è successa una cosa bellissima perché sono andata a Ponte Milvio,
Ho attaccato un lucchetto dell'amore eterno, no? Poi ho buttato la chiave nel Tevere e subito dopo una pantegana me l'ha ributtata indietro. Questo secondo me è un buon segno che incontrerò la mia gemella, infatti sì, sì, certo. Infatti sì, sono convinta. E allora ho scritto questo libro e vorrei dire, insomma, alle donne, alle signore, ci sono tanti consigli sulla moda, il trucco, la cucina, il bon ton, insomma, tutto quello che servono le donne per diventare il sogno di tutti gli uomini. Ecco, ma ci può spiegare qualcosa di più sul concetto di moglie modello? Sì, se posso dire soltanto qual è questo sogno degli uomini. Certo. Ecco, è sicuramente essere un elettrodomestico con il perizoma. Questo è proprio il sogno degli uomini. E riguardo al concetto di moglie modello, ecco, devo dire che le mogli modello sono sempre esistite, sin dalla notte dei tempi. Ecco, magari lei, professore, che conosce la storia. Assolutamente, assolutamente. Ecco, della notte... Però adesso sono state un po', no? Lo so, infatti noi siamo state le prime compagne dell'Homo sapiens, però il professore ha ragione, perché ultimamente siamo state soppiantate da un altro ceppo evolutivo, che è la zoccola vulgaris. E quindi un po' siamo, diciamo, entrati in crisi. Certo, che quello si sta espandendo. Si sta espandendo, però devo dire che la vera età dell'oro delle mogli modello è stata nel 62, no? L'anno del pieno boom economico, e io ho deciso proprio di adeguarmi a questo stile di vita e ho deciso di vivere secondo lo stile dell'epoca, del 62. Io sì. Però non vorrei contraddirla, però saremo nel 2014. Certo, lo so, infatti diciamo che la situazione non è molto facile, io ho cercato di aggiornarmi, mi sono iscritta su Faccia Libro e guardo i filmini su Tutubo, ho anche un profilo su Instagram e mi sono comprata anche un ordinatore elettronico e pensate che mi sono aggiornata anche perché ho imparato a fingere l'orgasmo proprio in chat. No, ma come? Sì, perché prima lo facevo solo al telefono. Qua se lo stanno chiedendo in molti, no? Lo posso far vedere, se mi aiuta professore a tenere il microfono. Dai, glielo ecco, tengo io il microfono. Faccio vedere per una volta. Sì. Allora, ecco, l'orgasmo in chat, signore, ecco, se volete imparare, si digita su una tastiera. Questa è la tastiera del computer, si fa così. A-H, punto esclamativo. A-H-H, punto esclamativo. A-H-H, punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo. S-I-S-I. Sigaretta. Ecco, questo è l'orgasmo in chat, per le signore può essere utile. Ecco. Avete preso appunti, mi raccomando, che poi si può sfruttare. Sì. Ecco, moglie modello, c'è qualcosa che vuole leggerci all'interno del suo libro? Ah, certo, posso? Certo. Ecco, ci tengo a dire, insomma, che ci sono tantissime voci, abbiamo detto dall'A alla Z, ci sono alcune più brevi, così, insomma, da leggere così anche velocemente, altre invece un po' più elaborate. Ecco, per esempio, alla lettera A troviamo la voce amore, che è, certo, che è una voce importantissima per noi mogli modello. Amore. Si tratta di vero amore se lui ancora oggi ci chiama sempre come la prima volta. Nel mio caso, a stronza. Questo per esempio. Poi c'è antietà. Il segreto per dimostrare 20 anni? Averceli. Per esempio, un altro consiglio, insomma, vedo che ci sono tante coppie, magari siete fidanzati o sposati da tanto tempo, è importante l'attrazione fisica, no? Mantenere alto il livello di attrazione fisica in una coppia, c'è proprio la voce attrazione. Il mio consiglio è questo, donne, fatevi tatuare una piccola farfallina vicino alla zona che più lo attrae, il telecomando del televisore. Sono piccoli consigli, insomma, utili, no? E penso, no? Sì, poi per l'estate un tatuaggio è bello, no? Certo, è bello. E poi un'altra voce importante è quella di Santa Zerbina, che è la nostra patrona, è la patrona delle mogli modello, e si festeggia il 31 giugno, ed è consuetudine per le pigone, ecco, svenire per il caldo, perché lei si chiamava Santa Zerbina Saccascia, perché soffriva di pressione bassa. Ecco, vorrei dire, insomma, per chi magari fa delle vacanze in Europa, che in Inghilterra, in Portogallo, in Francia, in Spagna, ci sono tantissime chiese non dedicate a lei, che è importante per una nostra santa non avere una chiesa, no? Proprio, sì, sì. E poi, insomma, andando avanti, ci sono tante voci anche dedicate alla moda e all'abbigliamento che piace tantissimo a noi donne, c'è la descrizione di tutti gli abiti, i tacchi. Ecco, se mi tiene un attimo il microfono. Sono qua apposta. Grazie, professore, lei è molto gentile, io approfitto di questa sua gentilezza. Per esempio, c'è la descrizione di diversi abiti. Allora, l'abito a palloncino, grazie.
L'abito a palloncine con il corpetto aderente e con la gonna che chiuso all'orlo si gonfia, utile per chi sul lato B ci paga l'IMU. Poi c'è l'abito princesse, che è di antico lignaggio, pensate che è stato realizzato per l'imperatrice Eugenia, no? Ecco, se siete Kate Moss sarà princesse, altrimenti si tolga pure il pin iniziale, resta solo Chess. Poi, per esempio, ci sono anche altri abiti, come l'abito di Valentino, no? Che dopo averlo pagato diventa abito sotto la metro. E così via, anche per esempio i tacchi, no? A noi donne piacciono tantissimo i tacchi, soprattutto le scarpe, no? Sono proprio degli oggetti di culto. Però, ecco, prima di passare ai tacchi, vorrei dire un'ultima voce che è importante, è la voce fiducia. Ecco, io lo dico, amiche, perché ormai, insomma, mi sento che siamo amiche, insomma. Ecco, non stressate il vostro marito, il vostro fidanzato con continue telefonate assillate, dove sei, che fai? No, questo no. Ecco, il mio consiglio è questo: se lui torna a casa dall'ufficio tutte le sere alla stessa ora, potete stare tranquille, perché vuol dire che lui è un tipo abitudinario, non va con le altre donne, va solo con la segretaria. Questi sono, secondo me, piccoli consigli importanti, no? Che le donne dovrebbero sapere, no? Conoscere. Certezze. La segretaria è una di fiducia, quindi non certo, capito? E poi le abitudini sono importanti, la tradizione è importante, ecco, all'interno di una famiglia, no? Ecco, e io, se volete, vado avanti, perché ho tantissime altre chicche da dare appunto a tutte le mie amiche. Le consigli, quando si incaccia gente, lei va avanti. No, era per sapere più o meno quante donne sposate, quante donne sposate ci sono, più dai, o meno. Dai, alzate la mano le donne sposate, vai. Ecco, sei un uomo, sono. Cosa fa? Ah no, si sta grattando. Fidanzate? Fidanzate nessuna. Fidanzate a progetto, come abbiamo detto prima. Ah, ecco, tromba amica, perché c'è anche la tromba amica, la tromba conoscente, anche la, perché no, trombiamo anche senza ci conosciamo. Anche la tromba delle scale. La tromba delle scale. Bene. Grazie. Un applauso alla moglie modello. Professore. Allora, vorrei fare una domanda. Posso avere un microfono vero anch'io, anziché questo della standa? Se vuole ce lo scambiamo. No, grazie, grazie. Senti che voce più calda, go. Nel mentre si è documentato sul suo libro, possiamo vada tranquillo. Ok, ecco, dicevamo che è un libro, diceva, caratteri grandi, di certo, buona fattura, oltre 200 pagine. 288 pagine con illustrazioni. Ok, ma in realtà di che cosa parlava? Non lo so, non ho ancora letto, questo l'avevo già detto, deve andare avanti, hai capito? Ok, diceva che lei scrive in uno stato di trance. No, questo lo devo dire io. E lo dica. Ok, allora, perché io scrivo in stato di trance, capito? Mando il file all'editore e poi dopo me lo devo leggere, hai capito? Ok, però, allora, sappiamo che è un libro che parla dell'educazione dei bambini. Da e dal titolo, capito? Non esiste solo la cigna, quindi parla dell'educazione dei bambini. Sì, esatto, specialmente dal punto di vista del padre. Sì. Scopre tutto l'arco della vita con i figli, da quando si scopre con grande emozione di aspettarne uno a quando con grande sollievo l'intruso leva le tende. È così? Ma allora, se sa già tutto, cosa chiede a me di presentarlo? Alla faccia lì, da ci siede qua, le do la parrucca e i baffi. Professore, ma loro non lo sanno. E ma lo sapete? E no, stiamo presentandolo adesso, scusa. Perché? Perché vorremmo che loro lo comprassero. Dobbiamo convincerli. Dovremmo convincerli. E tiro fuori la cinghia. Vedi quante ne vendiamo di copie. La cinghia, ascolti. Non è che per caso allora lei è a favore della violenza? Allora, se leggete questo libro scoprirete che io dico l'esatto opposto. Per esempio, che un bambino non va mai picchiato in pubblico. Certamente, questo per non umiliarlo. No, perché potrebbero esserci dei testimoni. D'accordo, scusi, ma il titolo non esiste solo. L'avete capita? Sì. Allora spiegatemela. Mi scusi, ma allora. Ma i padri applaudono sempre questa parte, è incredibile, si spellano le mani. Dicevamo, il titolo però non esiste solo la cinghia, nasce per sottolineare quindi l'importanza del dialogo. Il dialogo, dicevo. Dialogo. No, allora non esiste solo la cinghia, perché c'è anche il battipanni, il giornale arrotolato, l'asciugamano bagnato, il nervo di bue per l'educazione bucolica, la ciabatta. Signore, non me la tiri però, Comunque, anche se avesse detto la ciabatta senza mostrarmela, io avrei capito.
Però la ciabatta non è così semplice, perché c'è la ciabatta. Signore, aspetta. Allora smettete di portare da bere a quel tavolo. Signora, la ciabatta rotante, previo addestramento, può consentire a una mamma di educare il figlio nascosto dietro il divano. Ride perché da piccola è stata trattata così. Allora, poi ci abbiamo però, attenzione, attenzione. Ma quella rotante c'ha delle lamine proprio, gira, taglia, è proprio dentellata. Falcia proprio, ah, ecco, anche falcia, il prato. Cioè, è utile. Allora, poi c'è il pezzo di pompa per le, diciamo, educazione da giardino, quella estiva, ma naturalmente stiamo dimenticando lo strumento pedagogico principe. Classico. E qua dovreste dire, e qual è? Aspetta, al tre, vai, uno, due, tre. Mi piace quando mi fate delle domande spontanee. Naturalmente lo schiaffo, che adesso è molto demodé, però nel caso a qualche genitore venga ancora in mente di utilizzarlo, sappiate che non si può fare così. Bisogna, diciamo, apprendere anche in questo caso una tecnica. Però potremmo anche coinvolgere qualcuno del pubblico. Era il passo successivo che faremo adesso. Allora, questo ragazzo con la barba bianca può avvicinarsi, per favore? Venga, si metta qua a fianco al nostro volontario. Si può eliminare questo tavolino? Venga, che dobbiamo esemplificare la tecnica dello schiaffo. Lei è un avvocato? Avvocato lui. È il suo avvocato? Il mio avvocato. Ce n'è un altro che non ha avvocati? Allora, facciamo così. Adesso noi spiegheremo come funziona la tecnica dello schiaffo, naturalmente a scopo esemplificativo. È nervoso? No, no. Dovrebbe esserlo. Beh, un pochino da pressione, mettiamo così. Me lo tieni il microfono? Non quello, vabbè. Allora, no, va bene anche questo. Mistero. Allora, diciamo che c'è lo schiaffo base. Voi immaginate che ai bambini normalmente al battesimo viene regalata una catenina. Sapete perché? Allora, per tenerlo fermo, perché altrimenti si dimena. In questo caso non c'è, ma ci sono dei peli del petto. No, sto scherzando. Prendiamo la catenina, facciamo finta che questa sia la catenina. Allora, con la mano sinistra lo tieni fermo, che sennò il bambino inizia a dimenarsi. E con la... puoi spostare questa, se no non riesco a prendere velocità. Allora, e con la destra, questo è lo schiaffo base. Spaff. Questa è la tecnica base. Poi c'è quello detto fotocopisteria. Sapete com'è? Fronte retro, spaff, spaff, quante copie gliene faccio? E se insisto arrivano anche i colori, capito? Dal rosso al blu. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Ah, ne ho fatto delle foto, la sua fama è rovinata, diciamo, con tremoli, vabbè. Professore, torniamo a parlare del libro. Ecco, torniamo a parlare del libro, dai. C'è uno spazio dedicato anche all'importanza dell'alimentazione. Che è giusto? Fondamentale, giusto? Anche per le mogli. Certo, la cucina è, certo. Però a tutt'oggi ci sono dei luoghi comuni, non si sa bene alcune cose, no? Ecco, come si fa a far crescere un bambino sano e come si fa a curare l'alimentazione identificando quelli che sono i cibi geneticamente modificati? Allora, signora, non abbiamo fatto nessuna battuta. Forse lei si ricordi che quando si prendono psicofarmaci non bisogna bere. Esatto, e lo indica, bravissimo. La signora forse e quella cosa che sta fumando nella sua mano non è una sigaretta, tra l'altro. Allora, riconoscere i cibi OGM, per esempio il pomodoro. Non fa ridere il pomodoro. Però se viene qui con... Allora, il pomodoro è transgenico. Stava bene questo. Ne fa 10. Ne fa 10. Allora aspettiamo, dai. Avete fretta? Perché sennò la battuta non rende, capito? Ha detto 10? Così. Allora, il pomodoro è transgenico se nel frigorifero dura più a lungo della vaschetta in polistirolo che lo contiene. Oppure se ti parla. Ma è come se ti parla? Il pomodoro. Il pomodoro. E tu lo prendi, lo metti nel piatto, vuoi tagliarlo e fare l'insalata e il pomodoro ti fa no! Ti prego! Non mangiare!
mangiarmi! Ecco, in quel caso non lo mangiate, mi raccomando, eh. E ricordatevi, quando vi propongono cibo transgenico, voi dovete rispondere: no grazie, per me OGM significa ho già mangiato. Bene, allora voltiamo pagina, professore Ponti. Nel suo libro è centrale la figura della mamma. Perché io tendo a metterla proprio centralmente, sì. Capito? Come grazie. Si deve comportare? Prego, che mette la mamma anche come moglie, no? Al centro del suo testo. Molto carino, professore, grazie. Grazie. A lei. Ecco, professore, come ci si deve comportare con la mamma? Allora, bisogna placarla. Come placarla, scusa? Come nel rugby, capito? Prendi la rincorsa, ti tuffi e la blocchi. Altrimenti, la mamma, specialmente quella italiana, tende a rimanere incollata H24 al proprio figlio. È una cosa incredibile, non si stacca mai, non lo molla mai di vista, è proprio abbracciata anche. Sì, ma quello è faccenda di istinto materno, è quello che glielo fa fare. Cosa è? È il discorso legato all'istinto materno. E non c'è un interruttore per spegnerlo? Allora, perché l'istinto materno, come voi sapete, si attiva virtuosamente alla nascita, perché tu hai questo fagottino che viene definito prole inetta. Grazie all'istinto materno la nostra specie si è portata avanti nei secoli, nei millenni, perché la mamma, per questo motivo, per l'istinto materno, è portata ad accudirlo, ad amarlo, ad allattarlo, e quello va benissimo. Poi il bambino inizia a crescere, fa i primi passi, grazie all'istinto materno la mamma bada che il bambino non si schianti, diciamo, contro uno spigolo. Mi stai seguendo? Cioè, è una ragazza strana questa, però comunque. Allora, poi vai ancora avanti sino a un punto che io dico: va bene l'istinto materno, va bene la mamma che ti segue, ma quando stai facendo l'Erasmus, che sei partito in Spagna, arrivi là, ti assegnano l'appartamento, tu entri dentro, dentro c'è tua madre piazzata, a me sembra un po' esagerato. È successo a voi, no? Come per esempio questo fatto di faccio dormire mio figlio nel lettone, va benissimo. Sino a quando tuo figlio non pesa più del padre, però. Quando inizia a avere 28 anni, non va più bene nel lettone, anche perché a volte porta delle amiche. Nascono situazioni strane, capito? A lei è successo? Sì. Faceva il letto, sì, però lei, sì, no? Sì. E quindi, insomma, anche alle mamme può essere consigliabile la lettura dell'enciclopedia della moglie modello. Assolutamente indispensabile. Io ho trovato i consigli qua della moglie modello veramente indicati per una compagna modello. Anche. Grazie, professore, se lo dice lei è molto carino. Veramente. Intrigante, intrigante, sì, questa situazione. Sì. Le posso offrire un bicchiere d'acqua anni 60? Sa com'è? Ah, com'è? Con l'idrolitina. Oh, che bello, grazie. Ecco, professore, che è proprio quella degli anni 60, tra l'altro. Buonissima, grazie. Non è una delle prime presentazioni che facciamo assieme, so che lei gradisce. È la seconda. So che lei gradisce anche le domande del pubblico, giusto? Ah, pensavo un JMB. No, il JMB l'ha preso la signora qua dietro a noi. L'ha preso tutto lei. Allora, vabbè, dai, facciamo. Allora, pubblico, avete delle domande? Sì. Guarda, il signore con la barbetta bianca ce l'ha. Il signore ne ha una. Ne ha una. Io mi predispongo per rispondere alle domande. Il professore ha una domanda spontanea che adesso le farà. Allora, sono tutto orecchie. Insomma, visto che abbiamo parlato di figli, come mai che quando... Con calma. Sì, dico, come mai che quando nasce un figlio tutti ti chiedono quanto pesa? È capitata qualcuno? Allora, tu hai appena avuto un figlio, inizi a mandare una sequenza di sms, tipo lo mandi a tua zia e fai: è nato Luigino, fantastico, sta bene anche la mamma. Risposta: quanto pesa? E io mi chiedo, ma cosa te ne frega? Allora, punto primo, ho avuto un figlio e non ho pescato una cernia. Ok. Punto secondo, il dato del peso da solo non vuol dire niente. Allora, pesa 3,6 kg. Ah, non è male nella media. Ho capito, ma è alto 22 centimetri. Mi rimane un po' chiattino. Bravo, l'hai fatta bene la domanda. Professore, ci sarebbe un'altra persona con un'altra domanda altrettanto spontanea da fare. Non possiamo accettarle da tutti, chi la vorrebbe fare? Una signora qua che ci tiene moltissimo a fare. Qual è? Non la vedo. Può alzarsi in piedi? Dai, non sia timida, dai, si mostri, si palesi, si manifesti. Niente, è normale che un bambino abbia un amico immaginario?
Dipende dall'età. Allora, se ha 5 anni è normale, se ne ha 38 un po' di meno. C'è la sicurezza. Possiamo partire via, mi stanno molestando, veramente. Allora, il fenomeno dell'amico immaginario, avete presente di cosa sì, si tratta? C'è anche il fenomeno del fidanzato e del marito immaginario, esistono quelli, io ho tante amiche che allora, hanno marito immaginario. Esatto, stiamo parlando di quello dell'amico immaginario, poi c'è l'amichetto della mamma che a volte non è immaginario, diciamo. Bravo. Però l'amico immaginario funziona così, hai 5 anni, ti inventi un amico invisibile che ha le migliori qualità che vorresti avere tu e lo chiami per esempio Gianfranco. E lo puoi sfruttare a piacimento, tipo ti propongono a pranzo il riso, tu non lo vuoi, ma non è che dici non lo voglio, dici Gianfranco non lo vuole. E tuo padre, siccome ormai la pedagogia è andata avanti, è costretto ad assecondarti. E dico, ma perché non vuoi il riso? Perché Gianfranco non lo vuole. Ah, Gianfranco, dai, mangia il riso o prendo la cinghia. Comunque, sta di fatto che questi padri assecondano, ma c'è un limite, c'è una spia, un indicatore che ti può far capire che stai andando oltre, ed è il seguente. Allora, se arrivi al punto di inserire l'amico immaginario di tuo figlio nella dichiarazione dei redditi, allora è troppo. Allora, questa non la capita nessuno, neanche lei, che sta ridendo per inerzia, tra l'altro. Professore, torno. Vada, vada. Le lascio il posto, guarda. Ciao. Io... Posso, volevo aggiungere un'ultima cosa. Certamente posso? Sì, c'era una domanda per la signorina. Sì, magari, se ci sono delle domande, sì, magari. Mentre magari. Rolando, ne suggerivano una relativa all'ecologia, all'importanza dell'ecologia. Per una moglie modello è molto importante l'ecologia e devo dire che io ho imparato un po', diciamo, tutte le nozioni ambientaliste, insomma, che conosco da un mio vecchio fidanzato. Grazie professore, lei è gentilissimo, veramente. Certo. Molto gentile. Da un mio vecchio fidanzato che era proprio verde dalla testa ai piedi, infatti si chiamava Shrek. E lui mi ha trasmesso un po' tutta questa conoscenza così ecologica. Devo dire che io ho dedicato proprio una voce del mio libro a questo, che è la voce ammortizzare, perché penso che una vera moglie modello debba proprio ammortizzare l'impatto ambientale del marito sul pianeta, no? Per esempio, faccio un esempio, se lui magari in vacanza mandare in Amazzonia scorazzando con il SUV, gettando mozziconi e bottiglie di plastica, no? È molto facile ammortizzare tutto questo seguendolo a piedi, piantando alberi e magari consegnandoci alle autorità locali come concime, no? Ci offriamo come concime. Questo è importante. Io tutte queste mie conoscenze le ho messe al servizio di un'invenzione, ecco, che vorrei dire, non è che vorrei fare pubblicità, ecco, però... Posso dire una cosa che ho inventato io? Ecco, io ho inventato un nuovo tipo di auto ad impatto ambientale zero. No. Sì, e pensi professore che così apparentemente sembra un'auto normale, ma dietro c'è qualcosa che fa veramente la differenza. E qual è? Io che spingo. Una vera novità. Sì, una vera novità, ecco, magari ho fatto pubblicità, però non, insomma, non è che volevo così, insomma, no, strafare. Va benissimo. Però mi sembrava importante da dire, insomma, e poi naturalmente ho detto prima del concetto di fidanzata biodegradabile, vorrei dire che questo si applica anche alla raccolta differenziata nella vita di tutti i giorni, tranquillamente, diciamo che il marito ha tutto il diritto di fare la raccolta indifferenziata, poi noi andiamo davanti ai cestini, piano piano possiamo differenziare tutto, questo, tutto. Certo. Tutto, insomma, l'ambiente è tutto su di noi, pesa solo su noi mogli modello, ecco. Uomini liberi di inquinare, questo è il concetto, così. Professore, rimaniamo in argomento. Sappiamo che lei è un autore molto prolifico. Allora, sono un autore molto prolifico. Per esempio, ha scritto un'opera di 17 volumi. Allora, un'opera di 17 volumi, attenzione. Di 1200 pagine ciascuno. Allora provate a immaginare questi 17 volumi, ognuno 1200 pagine, tipo Il Signore degli Anelli, quello intende. Stampata. Ma basta però. Stampata in una prima tiratura di 10 milioni di copie. 10 milioni di copie. Che si intitola? Come risolvere il problema della deforestazione. Ecco, e poi... Aspetta, l'avete capita? Voi sì, ma tu... Spiegacela. Va bene.
Pensavo che stesse scherzando, invece è in acido proprio. È verde. Va bene, va bene. E poi ho anche una guida enogastronomica. Ecco, sì, che ho, eccola. Che ho sfogliato. La vede solo lei. La guida immaginaria. È una guida, diciamo, perché io mi piace girare i paesi stranieri e fare recensioni sulla cucina straniera, capito? Sì, ecco. La sfogli. Guarda che brava mimare, guarda. Che ha un sacco di pagine bianche. Tutte le pagine bianche. Tutte le pagine bianche. E sa perché? Come si intitola? Ristoranti tedeschi dove ho mangiato bene. Ne ho trovato uno, 3 anni. Ecco, sappiamo anche che hai in mente di scrivere altri libri sulla falsariga di questa manualistica. Assolutamente, perché è il pubblico che li vuole. Guarda, sì, hanno richiesto una collana, so più case editrici hanno fatto delle offerte, delle aste. Esatto, delle profferte anche. Ecco, affrontando anche altri temi importanti. Esatto. Che tipo di... Il prossimo, vuole sapere. Sì, ecco, esatto. Che allora, tipo ho in mente questo libro, che però è rivolto ai bambini. Allora, i bambini leggeranno questo libro e grazie alle informazioni in esso riportate saranno in grado di guidare i genitori nella via del sesso estremo e del bondage. Scusi, come si intitola? Fatti mandare dalla mamma a prendere il latex. E chi ride perché sa cos'è, attenzione. Ecco, moglie modello, proprio su questo argomento vorrei chiederle come si pone, o come ti poni, ci davamo del tu, di fronte al best seller 50 sfumature di grigio. Ecco, questo è un argomento importante, insomma io vorrei dire a questo proposito, se posso, che alla fine del mio libro è contenuto un inserto chiuso, un inserto proibito, un po' osè, insomma. Sempre dove... più interessante, sì, vada, vada. Dove, professore, noi svegliamo che gli uomini, insomma, non vanno presi soltanto per la gola, sì, ma anche per il canto. Il canto è importante. Ho immaginato un'altra cosa. No, signora, è importante il canto. Io infatti ho frequentato anche un conservatorio importante, no? Rinomato in tutto il mondo. E qual è? È il conservatorio Jessica Rizzo. E qui ho imparato le 3 note della scala musicale, si, la, do. Ecco, a partire... Grande cantante Jessica. Sì, sì, una cantante, una maestra. Tutti anche, i vocali, una maestra importante. E a partire da questa accademia, questo conservatorio, io ho scritto questo inserto chiuso dove svelo un po' tutti i trucchi dell'intimità, insomma, dal primo bacio andando avanti, insomma, verso pratiche un po' più moderne, come quelle che lei citava di questo bestseller. E infatti ho aggiunto la pratica moderna del sadomocio e del sadomicio, che sono molto importanti, e infatti il prossimo libro mio si chiamerà 50 sfumature di sadomocio. È importante, è un oggetto che abbiamo sempre in casa e può essere utilizzato in vario modo, anche il micio, ecco, è importante. Beh, io conoscevo il gatto a 9 code, che però... Sì, più o meno è quello. Siamo lì. Ecco, io prima di lasciarvi ad un momento di intimità, perché vedo che c'è feeling fra voi due, direi di, insomma... Professore, noi ci stiamo salutando. No, vuole, ma come vuole, mai? Vuole salutare ricordare. Proprio adesso che stavamo così bene. Ma tu guarda proprio. No, beh, chiedevo se vuole salutare ricordando qualche suo insegnamento in particolare tra quelli che rivolge abitualmente ai padri. Ma non c'è bisogno, perché tra persone che si stimano, una rivederci è più che sufficiente. Allora arrivederci. Buonasera. Beh, direi ciao. Io, ecco, professore, volevo dirle che, insomma, voi non guardate adesso, se volessimo, insomma, magari risentirci. Io, ecco, diciamo, lei, ecco, così, avevo, ti ho portato questo. È per me? Sì. Oddio, sono... Ma è lavanda? È lavanda, sì, sì. Oddio. Ricorda qualcosa? Senza offesa, mi ricordo un mio vecchio fidanzato che diceva che profumavo sempre di lavanda. E infatti mi chiamava Lavandino. Che romantico. Professore, ma c'è anche un biglietto. E certo, un mazzo di fiori col biglietto, eh. Cosa? Amiche, io, insomma, mi confido con voi, mi fido, insomma, posso leggerlo il biglietto davanti a voi? Vado. È troppo intimo. No, ma loro sono mie amiche, lo possono sentire. Passa dal fioraio a pagare. Mi trovo... Un grande bacio che sottolineiamo con un applauso per... Professore, grazie! A questo punto noi vi lasciamo qua, perché ci spostiamo. Professore, preferisci andare a casa mia o a casa sua? Io direi a casa mia, ho tanti di quei piatti da lavare. Camicie da stirare, no? Camicie da stirare, lavare in terra. Arrivederci.
Bene, allora direi di salutare con un applauso i nostri attori che adesso stanno facendo una trasformazione, sempre che non siano andate ad appartarsi davvero, ma conto che tornino al più presto, così avremo modo di vedere esattamente come sono e scambiare due parole con loro, non più con gli abiti di scena ma con lo stesso umorismo di prima. Io ho avuto modo di conoscerli anche dietro le quinte e devo dirvi che spesso a microfoni spenti sanno essere esilaranti esattamente come davanti alle telecamere. Stefano Manca, Annalisa Agliotti. Ti restituisco. Grazie! Grazie, veramente grazie. Andate avanti da soli, come sì. Se noi non ci fossimo. No, io volevo dire che se qualcuno avesse qualche domanda, insomma, adesso da fare, Vera, se la tenga, sarebbe fantastico. Ma se per caso vi vengono in mente anche dopo, potete scrivermi sul mio sito, che è www.mogliemodello.com, dove potete mandarmi anche degli spam o dei virus, vanno benissimo come posta. Ecco, questo mi piacerebbe sapere, insomma, avere. Bene, perché adesso arriviamo, entriamo nel vivo, insomma, in realtà questa colloquiale riunione che è andata benissimo, ho tolto qualche elemento di disturbo. Aveva questo scopo fondamentale che vi enunciamo ora, ovvero voi siete tenuti a comprare due copie a testa di entrambi questi libri. Lo farete? È sceso il gelo, sentite il silenzio. Questo... Vabbè, allora due in tre, una in quattro. Va bene, doniamo una copia alla biblioteca, abbiamo capito? No, sì, i libri possono essere utili perché magari così sentendo le cose a voce uno si può confondere le idee, mentre invece leggendo si chiarisce le idee. Però ecco, io ci tenevo a dire a tutti, insomma soprattutto alle signore, che come dice il proverbio, meglio un giorno di confusione che 100 anni a pecora, insomma. E quindi ecco, meglio un po' così. Dipende dal punto di vista. No, certo, meglio. Sì. Bene, se c'è qualche domanda tra il pubblico. Non c'è, allora diciamo delle cose noi, tipo abbiamo questi due libri, questo è Non esiste solo la cinghia, in realtà gli autori sono due, uno è Stefano Manca e l'altro quel bel ragazzo di David De Filippi, che è costui. Ragazzi, queste sono cose importanti, questo libro esce ed è uscito, che era già un best seller, accompagnato da questa fascetta, terza ristampa in una settimana, le prime due erano venute male. Però la fascetta ce l'ha. Questo è un metodo educativo che noi definiamo il modo migliore per educare i tuoi figli nel peggiore dei modi. Quindi va bene se sei un padre, che, o meglio stai per diventarlo, perché devi sapere che tuo figlio non te lo daranno col manuale di istruzioni, mentre il videoregistratore sì, oppure se sei già un padre per sapere cosa hai combinato. Certo, giusto, infatti... Se sei una mamma invece... Smettila di parlare male del padre con le amiche. Ecco. Sì, va benissimo. Allora, questo non è uno spettacolo interattivo, va bene? Va bene anche per i nonni, perché a loro volte erano padri nonché figli, capito? Che si tramanda questa cosa. Sono padri al quadrato. No, sì, invece il mio libro va bene per tutti, per le suocere, le nonne, le figlie, tutti i tipi di fidanzamenti, tutti i tipi di coppie anche moderne, perché ci sono delle coppie moderne, insomma, l'importante... Sì, ci sono delle coppie moderne, nuove, no? Dei nuovi tipi di coppie, però l'importante è che in ogni coppia ci sia sempre una moglie modello e uno zerbino. Questa è la cosa importante da riprodurre sempre. Che corrispondono. Sì, corrispondono e poi venerare sempre la signora suocera, come abbiamo detto prima, grazie alla nostra amica che è qui, che è stata la prima ad arrivare, dobbiamo dire, stasera. Per grazie, controllare, no? Grazie, sì. Bene, grazie. Allora, c'è qualche intervento? Ci sono gli interventi veramente. Allora, il presidente dei Lions vuole fare un omaggio agli ospiti di questa sera. Ed è anche un bel ragazzo. Prego. Volevo fare questo piccolo omaggio che, sì, che è il guidoncino del Lions Club. Ah, grazie. Il ricordo di questa bellissima serata, ringraziandovi vivamente della vostra presenza. Siete stati bravissimi. Grazie mille. Adesso Stefano. Adesso facciamo una faccia senza espressioni strane.
Adesso Stefano e Annalisa si presteranno per il firmacopie, per le foto, ma prima non solo, anche per ricevere, se volete offrirci da bere, tra sì, per qualunque cosa, mi raccomando. Ma prima, ecco, prima dobbiamo fare noi una fotografia a voi dal palco. Esatto, sì, esatto. Aspetta, poi posteremo su Facebook, su quant'altro. Prestatevi a questa cosa, noi ci teniamo moltissimo, abbiate pazienza, è una cosa veloce. Io nel frattempo approfitto per dire che le firme del mio libro, insomma, se volete posso firmare anche con il nome della vostra pornostar preferita. Facciamo una cosa. 3, 2, 1. Grazie mille, grazie mille. Ecco. Sì, ricordiamo gli appuntamenti per i prossimi giorni. Allora, 25 luglio, ore 21, il professor Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, e nel suo ultimo libro Anima e Corpo, un viaggio nel cuore della vita, Veneziani affronta il disagio del nostro tempo e risale alla fonte della crisi economica, politica, civile e culturale che ci attraversa, la perdita del senso della realtà. È un libro profondo e affascinante in cui, come in un itinerario di viaggio, sono tratteggiate le tappe indispensabili per dare significato a ciò che viviamo e facciamo il 27, recuperando quindi la centralità dell'anima e connettendo questa al corpo, la sola unione, secondo l'autore, che anima la vita e dà senso all'esistenza. Il 27 abbiamo alle ore 21 Liviero Bea. Il 28 luglio abbiamo alle ore 21 Francesco Baccini. Il 29 luglio, sempre alle 21, Gene Gnocchi, e a seguire gli appuntamenti di agosto. Il 1 d'agosto Pierluigi Battista, sempre alle 21, il 3 d'agosto Alberto Fortis con Mario Furlan, fondatore di dei City Angels, Marco Buttichi il 4 agosto alle 21, Pupi Avati l'8 agosto, sempre alle 21, il 9 agosto Simone Cristicchi. E in chiusura, il 10 agosto, avremo Caselli, Ingroia e Cucuzza, e l'11, quindi ultima data, alle ore 21, Stefano Folli. Bene, ringraziamo i nostri comici per questa bellissima serata, ci vediamo quindi dopodomani, grazie a tutti, buona serata. Ciao, grazie! I libri, grazie, i libri, ciao. I libri. Ciao.